Allora, oggi ne abbiamo 5 5 marzo marzo 2016 sì. e facciamo un brano molto bello. Adesso questo brano ci permette di capire come mai le migliori conversioni arrivano durante i periodi più brutti. Per esempio San Francesco, quando stava in carcere, ha avuto la conversione. Anche io, quando mi sono perso, ho avuto la conversione. Le persone quando succede un macello, un maremoto, una catastrofe, si convertono al Signore. Questo brano stasera ci fa capire come mai, proprio nel male, proprio nella sofferenza, c'è la conversione. È un brano dove la notte diventa giorno e non c'è più notte. È il Getsemani. Dove Gesù, se vi ricordate, suda e il suo sudore diventa come gocce di sangue che cade fino a terra. Che significa che la goccia cade a terra? Importante, va bene. Comunque noi per iniziare stasera Che facciamo. finiscono i suoi mali. Cioè, Sì. cade a terra per dirsi annulla, no? Quasi, quasi, ancora più Cioè, se ne profondo. scrolla di dosso, no? Più profondo ancora, ci sei. Ancora più profondo. Concorso. No, no, mi è venuto in mente, Non è cade a mente cadere. terra. Comunque, dietro a questo fogliettino c'è un capitolo, capitolo 63 di Isaia. Noi sappiamo nel Vecchio Testamento, c'è scritto proprio nel capitolo 63, questo qui, che quando veniva il Messia, quando dovrebbe venire finalmente Dio sulla terra, e cosa succede? Che questo mette le cose a posto, distrugge i cattivi, e i buoni trionfano. Ale! E questo è il brano che fa capire a Isaia, che è il popolo di Israele, che le cose adesso funzionano così. Ma lo leggiamo tutti quanti insieme. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amo. Che il Signore ci aiuti e ci accompagni sempre. Dal capitolo 63 di Isaia, versetto 1-6. Lo leggiamo insieme. Chi è costui che viene da Edom, da Bosra con le vesti tinte di rosso? Costui splendido nella sua veste, che avanza nella pienezza della sua forza? Io che parlo con giustizia, sono grande nel soccorrere, perché rossa è la tua veste, e i tuoi abiti come quelli di chi pigia nel tino. Nel tino ho pigiato da solo, e del mio popolo nessuno era con me. Li ho pigiati con sdegno, li ho calpestati con ira, il loro sangue è spezzato sulle mie vesti, e mi sono macchiato tutti gli abiti. Poiché il giorno della vendetta era nel mio cuore e l'anno del mio riscatto è giunto. Guardai, nessuno aiutava, osservai stupito, nessuno mi sosteneva. Allora mi prestò soccorso il mio braccio, mi sostenne la mia ira. Calpestai i popoli con sdegno, li stritolai con ira, feci scorrere per terra il loro sangue. Parola di Dio, quindi questo brano, come avete visto, è un brano un po' duro, cattivello, no? Sembra che quando verrà questo signore da Hebron, questi nessuno lo aiutano, questo che fa? Oh, mi vendico e poi li faccio vedere io. E quindi il popolo di Israele aspettava questo messia che sarebbe venuto e avrebbe messo le cose a posto. E stasera vediamo che c'è la vendetta di Dio. Infatti qua parla proprio di vendetta di Dio. E stasera c'è la vendetta di Dio. Vediamo la differenza che c'è però tra la vendetta di Dio come la intendiamo noi, chi legge questo brano, e la vendetta di Dio invece vera che Dio ha fatto ed è venuto a portare sulla terra. Quindi, stasera vediamo proprio questo. E questo brano ci fa capire anche un'altra cosa, che qui nasce Dio sulla terra. Proprio il Getsemani fa nascere Dio sulla terra, cosa che prima non era. Prima addirittura chi si comportava male era maledetto, cioè detto male. Non segui la legge, ti comporti male, ucciso questo, quello e quell'altro, sei maledetto da Dio, sei lontano da tutti e quindi eri lontano dalla società e dovevi solo morire, anzi. Già il fatto che nessuno ti curava. Nessuno
aveva l'accoglienza nei tuoi riguardi, già eri morto. Eri un pagano, eri uno lontano da Dio. Stasera invece è proprio l'opposto. Dio si avvicina proprio a chi è abbandonato, a chi è umiliato, a chi ha peccato, pure a chi ha peccato, soprattutto a quello si avvicina. Quindi la notte non è più notte, non c'è più notte. Quindi quando tu sei in sofferenza, quando tu sei solo, quando nessuno ti capisce, quando ti ha lasciato l'ennesimo fidanzato che ti ha bastonato, ha fatto quello che voleva, roba varia, tu stai giù depresso, proprio che vorresti buttare la testa sotto la sabbia, magari pure per colpa tua, e invece proprio in quell'occasione vedi che Dio è con te. Grazie a questa notte. Vediamo come si argomenta e si struttura questa cosa. Lo vediamo praticamente. Allora, io mi fermo qui, leggiamo un attimo il testo. C'è qualche volontario che vuole leggere il testo? Se leggerebbe. E uscito, andò come di solito al monte degli Ulivi. Ora lo seguirono anche i discepoli. Ora, giunto sul luogo, disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Ed egli si staccò da loro, quanto un tiro di sasso, e messosi in ginocchio, pregava dicendo: Padre, se vuoi, togli questo calice da me. Tuttavia sia fatta non la mia volontà, ma la tua. Ora gli apparve un angelo dal cielo che lo confortava. E entrato in agonia, pregava più intensamente, e divenne il suo sudore come gocce di sangue che scendevano sulla terra. E levatosi dalla preghiera, venuto presso i discepoli, li trovò assopiti per la tristezza, e disse loro: Perché dormite? Levatevi e pregate per non entrare in tentazione. Parola Parola del Signore. Gloria a te. Cristo. Quindi, velocemente, siamo passati dall'ultima cena, cioè stavano tutti quanti a tavola. Finisce l'ultima cena, Gesù annuncia che saranno traditi e roba varia, si alza e va in questo luogo a pregare, dove di solito lui va sempre a pregare. Si chiama Getsemani, luogo del torchio, dove Gesù sarà torchiato. Il torchio dove si faceva l'olio, no? Anche il vino molte volte, che fa, tu lo premi. Perché esce il succo, esce il nettare. Ecco, Gesù viene torchiato, esce il succo e vediamo stasera questo succo che cos'è realmente. E mentre sta per andare su questo luogo del torchio, si porta i discepoli appresso e si allontana da loro. Attenzione a questo passaggio perché sta scritto, non è che dice si allontana un po'. Come un sasso. Bravo, cioè qua dice si allontana un tiro di sasso. Avete mai sentito una cosa di questo genere? Io vi allontano da te un tiro di sasso. Sembra strano, no? C'è un significato, dopo vedremo, però è molto bello. E poi Gesù veramente va in questo luogo, prega, i discepoli intanto dormono perché già fanno il chiù. Gesù prega, prega il Signore, dice, però Signore, se puoi allontanare da me questo calice. Poi si riprende e dice, però non sia fatta mia, ma sia fatta la tua volontà. Dopo comincia a sudare, gocce di sangue, prega ancora più intensamente, dopo prega ancora più intensamente, finché così altri ci andiamo, va lì e trova i discepoli ancora che dormono. Dice, ma dormite? Dovete dormire per non entrare in tentazione. La carne è debole, ma lo spirito è pronto, dirai un altro testo. Io mi fermo qui, La grande debole, lo spirito è pronto. Io mi fermo qui, qui c'è qualche piccolo trafiletto se lo volete leggere, e poi potete fare tutte le considerazioni che volete. Grazie.
sai qualcosa che già l'hai fatto sto brano? Ma come l'hai fatti tutti? Eh? Perché noi, siccome in cattedrale facciamo un corso. Ma tu anticipi? Lo faccio in cattedrale, poi lo faccio anche qua. Okay. Siccome la passione è fondamentale, importante, preferisco fare la passione se che altre cose. Poi Antonio, io mi ho dato pure un messaggio qualche settimana fa, mi è stato dato la possibilità di formare persone da fare catechesi. L'Antonio ha aderito, e per aderire non ci vogliono tecniche, ma solamente partecipazione. No, non è stato uno stimolo. Non fa. Non è, non va. Ma non parla. Non è stato uno stimolo, è vero. Vabbè, Antonio non vuole parlare. Antonio, come fai a fare il catechista? Ma anche il silenzio, vabbè. Non ti preoccupare. Ancora non abbiamo iniziato il corso di formazione. Allora, dite qualcosa pure di questo brano. Ha colpito qualcosa? Niente proprio. Neanche una parolina. A me ha colpito la parte in cui dice la lotta con Dio. All'inizio non riuscivo a capire, poi ho visto dall'ultima frase che la lotta è intesa tra la sua volontà, cioè la volontà di Gesù e la volontà del Signore. Sì. Anche. Questa. Sì, sì, sì. Mi ha sorpreso l'umanità di Gesù per il fatto che comunque cioè lui ha sempre accettato tutto, si è sempre fatto fare di tutto, ha sempre seguito quella che era la volontà del Padre, quando poi a un certo punto anche lui di fronte alla morte, spaventato, ha detto togli da me questo calice, e poi vabbè subito si è ripreso però, comunque ha avuto un attimo di cedimento, che uno mai non se l'aspetta da Gesù. Infatti, sembra quasi uno che suda, ha paura. Un fifone, no? Sembra quasi... Uno di noi. Sicuramente uno di noi. E Gesù si fa vedere così, Potrebbe pure evitare. Ce lo fa apposta. Pure perché... Cioè, è calcolato quel gesto, non è... No, non è che il gesto è calcolato. La questione è che lui non nasconde nulla della sua vita. E quindi preferisce non far vedere il bene solamente. Il bene e il male. È proprio in questo male che poi si nasconde il bene profondo, questa sera vedremo. Perché se noi, per esempio, se gli apostoli non c'erano, se Pietro, Giovanni, questi tre apostoli non c'erano, lui questa scena... Non lo sapeva. Bravo! C'è poco da fare. Tutti dormivano. Non lo potevamo sapere. E invece è proprio fondamentale, più fondamentale questo che altro. Potremmo dire che la vera croce è questa. Ma secondo me anche perché se uno pensa che anche Gesù per un momento non ce l'ha fatta, si sente anche più confortato perché dice allora anche io magari che tante volte non ce la faccio potrò farcela. Invece se lui fosse sempre stato perfetto, tu non ti potevi paragonare a un modello perfetto, dice vabbè non potrò mai essere. È chiaro così. Anche, come no? No, vado avanti io? Mm-hmm. Allora, vediamo un po'. Questo brano è una finestra su Dio, è proprio una finestra per vedere dentro la casa di Dio che c'è. Per esempio, anche se io vengo a casa vostra, io non sono mai venuto, però se vengo a casa vostra, vedendo la casa, vedendo la stanzetta vostra, mi faccio un'idea ancora maggiore, no? Di come vivete, qual è il vostro carattere, il modo di fare. Questa qui è una finestra dentro la casa di Dio, stasera vediamo. Ma iniziamo il testo, versetto 39. E uscito andò, come di solito, dal monte degli Ulivi. Ora lo seguirono anche i discepoli. Ora, giunto sul luogo, disse loro, pregate per non entrare in tentazione. Quindi esce dal cenacolo di mattina, la mattina di Pasqua, e va in questo luogo, non è mattina ma è sera. E si mette a pregare, però questa preghiera dice una cosa, pregare per non entrare in tentazione. Che cos'è la tentazione? La tentazione è innanzitutto lo sconforto più totale. La tentazione è
entrare nella tentazione e quindi cadere nella tentazione. Innanzitutto dobbiamo sapere prima che cosa è bene e che cosa è male, perché se noi non sappiamo che cosa è bene e che cosa è male, è chiaro che a un certo punto cosa succede? Che tu entri nella tentazione, però non sai se quella è una cosa buona o no. Se io per esempio entro in un luogo dove ci sono tutte persone malvagie e cattive, e quindi tu devi ascoltare tutte queste persone malvagie e cattive per 2 o 3 ore, tu dici, beh, io sono forte, ma c'entro. Caspita, ma tu vai entri nella tentazione, ti fai tentare da queste persone, tu non ci devi proprio entrare. Quindi la tentazione è non entrare in questo luogo. Ora, per non entrare in questo luogo di sconforto, di durezza, sai che è sbagliato, sei debole, però sei attirato. Tante persone, no, sanno che magari non devono tradire la propria moglie, ma è più forte di loro, è una bella ragazza e ci va. Ma sto dicendo questo per dirne uno, la sigaretta, la droga, qualsiasi cosa a me capita. Allora, l'unico modo per non entrare nella tentazione, quindi per non entrare, l'unico modo è la preghiera. Il contatto con Dio. La preghiera ti mette in contatto, in comunicazione con Dio. È quello che fa Gesù. Gesù va in questo luogo perché? Per pregare con il Padre. La preghiera è entrare nella casa di Dio, familiarità con Dio. E è la strada che mi dice Dio dov'è, che mi fa giungere a Dio. Questa è la preghiera. La preghiera non intesa come l'abbiamo intesa noi, come orazione, che va anche bene, Ave Maria, piena di grazia, non è con te, ma va anche bene. Ma la preghiera è intesa proprio come contatto di Dio. Dio, io mi sto a sta cosa qua bruttissima, non ci vorrei andare, aiutami, aiutami, Signore, aiutami. Questo già è preghiera. Signore Gesù, vieni, Signore Gesù, vieni, vieni, aiutami. Questa è già preghiera. Cioè, tu attiri il tuo cervello non tanto su quella cosa, ma su Dio. E l'unico modo è la preghiera per non cadere in tentazione, per non entrare nella tentazione, perché una volta entrata nella tentazione ci accappottiamo tutti quanti. Ora, che succede? Che in questo luogo il Signore porta i discepoli. Luogo in ebraico significa tempio, quindi Gesù va in questo luogo, va in questo tempio, che sarebbe il tempio della preghiera, che può essere qualsiasi tipo di luogo che noi abbiamo. In più Gesù ha una grande tentazione. La tentazione più grande di Gesù, lo sapete qual è, no? Gesù vuoi o non vuoi allo Spirito Santo. Gesù vuoi o non vuoi ha dei poteri. Può salvarsi. Eh? Si potrebbe salvare. Si potrebbe salvare. Potrebbe scappare. Lui sa quello che deve affrontare, sa che Giuda lo tradirà, sa che Pietro lo rinnegherà, sa tutto. E allora la tentazione qual è? Dire, voglio, sai che c'è di nuovo? Io sono stato da 3 anni con te. Tu non hai capito niente, ho fatto i miracoli di qua, tu mi tradisci, tu mi rinneghi. Ma ti faccio vedere io, usi i miei poteri per far sì che io non vado più in croce o che ti manda a quel paese. Cioè, può fare di tutto Gesù. E allora lui entra in preghiera per non entrare in questa tentazione. La stessa cosa nostra. Tu hai la possibilità a quella persona di mandarla a quel paese, di offenderlo. Ti ha fatto male, puoi usare tutti i mezzi possibili. Immagini. Ce l'hai i mezzi. C'hai le pistole pronte per spararla a quello. E la preghiera che fa? Ti fa sì che sai qual è la verità, cioè che chi fa il male sta male, quindi non devi restituire male per male. E allora la preghiera ti aiuta a non usare i tuoi poteri, a non entrare in questa tentazione. Gesù, sei forte, tu sei bravo, chi è scemo, lascialo stare. Mettilo ai margini. Ecco, il Signore prega per non entrare in tentazione. E poi adesso andiamo nella parte principale. Ed egli si staccò da loro quando un tiro di sasso, e messosi in ginocchio pregava dicendo: Padre, se vuoi non te ne da me questo calice. Vedete qua, quindi Gesù, immaginate la scena, è notte, Gesù è lì e si distacca dai discepoli quando un tiro di sasso. Significa che la distanza che c'era tra i discepoli e Gesù
era la possibilità che tu hai di prendere una pietra e colpire quell'uomo. Questa è la distanza, un tiro di sasso. Dico, non dipende dalla persona, magari io lo lancio più lontano, uno lo lancia meno lontano. Sì, però voglio dire, pure se tu lo lanci, puoi far arrivare 10 metri più lontano, ma è un tiro di sasso. Quindi non sarà mai 100 metri, quindi saranno 5, Erano 6 metri. vicini, quindi. Sì, quando un tiro di sasso. In più però ti voglio dire un'altra cosa importante. Precisamente al capitolo 2, al capitolo 16 del secondo libro di Samuele, c'è la storia di Davide, non so se la sapete. Il grande re Davide aveva tutto il regno, era diventato ormai potente. Il figlio Assalonne, con uno stratagemma, riesce a strappare il regno al padre, il figlio, e mette tutti contro il padre, tutti. Davide è costretto a scappare. Scappa e mentre sta per scappare insieme ai suoi pochi fedelissimi, passa per una casa e ci stanno alcune persone che a Davide non hanno mai potuto vedere perché hanno una cattiva conoscenza di Davide. Siccome prima di Davide c'era il grande re Saul, c'erano delle famiglie legate a Saul e loro pensavano che Davide aveva spodestato il potere, mentre non era vero. E allora che fanno? Quando vedono passare Davide, bravo, prendono le pietre, soprattutto uno che si chiama Simei. Tutti quanti lo mandano a quel paese, dicono vanno là, c'è qua là, questo Simei non solo lo scongiura e dice quello che ti prende le pietre, buh, e dice su Davide. E allora Davide che c'ha pure gli scudieri, ma pure se non li aveva, aveva la possibilità, gli scudieri, gli amici di Davide fanno, Davide, signore, ma mo a questo cane gli facciamo vendere noi, cosa dia le pietre? Fermiamolo, quindi fa male. E Pietro, Davide, sai che fa? Lascialo stare. Fallo sfogare. Così lui passa, questo tira le pietre, Davide tutto il tempo tira le pietre e se ne va. E Davide non dice niente, questi incazzati che lo vorrebbero difendere a Davide, perché poi questo tira le pietre perché ha una cattiva conoscenza di quello che ha fatto Davide, non è neanche vero. Cosa succede? Passano i mesi e il figlio Assalonne muore. Viene catturato, muore e Davide riesce a ristabilire il potere e riesce a ristabilire che lui era innocente. E ritorna al trono. Tutti quanti vanno per dargli, fargli gli auguri a Davide che è tornato sul trono e va anche. Bravissima. Quando va là, i suoi amici, il generale, roba, dice, guarda qui ci sta, sta uno questo qua, sto Simeri. Adesso lo sgozziamo, lo uccidiamo. Questo sta qua. E Davide dice, ma questo è un giorno di festa. Io sono diventato re, lo vogliamo far diventare un giorno di sangue? Lasciatelo perdere. Poi fa vicino a Simei, Simei, non ti capiterà mai niente, non ti preoccupare, vai. Questa è la storia. È quello che poi realmente fa Gesù. Perché? Gesù non aveva fatto nulla di male. Eppure viene catturato, picchiato, schiaffeggiato, ti tirano le pietre, la corona di spine. Di tutto di più, Gesù non li condanna, muore in croce, alla risurrezione potrebbe dire, mo sono risorto, mo da giustificare le feste, mo ti faccio vedere io. E anzi no, che cosa fa? Gli dà il suo stesso spirito. Quindi qua c'è la prefigurazione di quello che Davide già ha fatto. È molto bello quel testo, andate a vedere. Lo sapevate questa cosa? No, come la sapete? Secondo libro di Samuele, capitolo 16, versetti 6-13, li potete andare a vedere. Ma adesso fermiamoci un po' a questa cosa importante. Voi sapete una cosa? Il dolore tra due fidanzati, se uno lascia il fidanzato, chi è che sente il dolore? Entrambi potrebbero sentire. Va bene. Però se per esempio io ti lascio perché non ti amo più, però la che viene lasciata. quindi io che amo sento il dolore, o Sì, no? È un dato di fatto. Quindi chi ama sente il dolore di chi non ama. Ci siamo su questo, ok. Qui dentro in questo testo chi è che sente il dolore?
possibile che non ha. Il dolore lo sente Dio. Che non ha. Lo sente Dio, che ha mandato il suo figlio. Ah, perché chi ama, è vero. Bene, qualcosa. Il dolore lo sente Dio, che ha mandato il suo figlio per farsi riconoscere da tutto il popolo, nonostante che il popolo reale si è sempre prostituito, non l'ha mai conosciuto, poi lo manda mio figlio, almeno mio figlio lo riconoscerete, ha fatto miracoli contro miracoli, eppure Gesù viene lasciato solo. Gli apostoli, almeno loro, lo dovevano accogliere, eppure quell'uno lo rinnega, uno lo tradisce e gli altri se ne scappano. Quindi il dolore chi lo sente? Il dolore lo sente Dio che è abbandonato. Tu hai fai un figlio, vabbè, tuo figlio a un certo punto dice: mamma, sai che c'è di nuovo? Satta a casa, perché non si buono. Tu dopo che gli hai dato di tutto di più, l'hai cresciuto, gli hai dato il latte, l'hai mandato a scuola, gli hai dato tutto te stessa, quel giro le spalle se ne va. Tu come stai? Bravissima, cioè tu a un certo punto dici: caspita, io investo tutta la mia vita per questo bambino e questo mio figlio, chi se ne ha capito niente. Per cui tu pensi: ho fallito come mamma, o no? Sì. Ora pensa a Dio come si può sentire. Un fallimento. Bravissima, ci siamo su questo? No, è importante capire, è Dio, non stiamo parlando di uno qualsiasi. È Dio l'Onnipotente, cioè colui che veramente sta lì, è un maestro di vita. Cioè, finché uno di noi insegna a un altro, possiamo pure sbagliare. Ma qui è Dio che insegna come dovrebbe vivere le persone, e non lo accolgono. Quindi Dio sente tutto l'abbandono che è stato abbandonato dall'uomo. Sente tutto il dolore. Che altro deve fare più? Che c'è di peggio che uccidere Dio? Che c'è di peggio che uccidere Dio? Nulla. Quindi nella Trinità entra il dolore. Nella Santissima Trinità entra il dolore, entra l'angoscia. Attenzione, perché siamo solo all'inizio, perché Gesù, essendo figlio di Dio, sente anche lui tutto l'abbandono di Dio. Quindi Gesù soffre tre volte. Uno, lo sente l'abbandono, perché sente l'abbandono di Dio come Dio. Due, perché lui, la sua missione, è stato abbandonato. Cioè tutto quello che ha fatto non è servito a niente. Tre, scusate, no, ma domani mattina noi dobbiamo fare un'operazione tra la vita e la morte. Anzi, i medici dicono vicino a noi che nonostante l'operazione noi moriremo. Bello, grazie. Bravo, c'è un 1% di probabilità. Ecco. Tu come ti senti da mo' fino a domani mattina? In ansia. Bravissima, perché non è tanto il dolore fisico molte volte che è brutto, no, ma il pensiero di quello che devi passare che ti rovina, ti consuma, ti prende. Il giorno prima dell'esame tu come stai? Che mo' è un esame, voglio dire, voi lo sapete meglio di me, eh? E se andate all'esame il professore ci mette tempo e tu stai là 2 ore 4 ore, già ti passa, no? A volte passa, a volte no, però se stanno poi le persone a fianco che ti ricordano queste cose, tu stai male, stai sempre più male, l'ansia. Ora quindi Gesù non solo c'ha l'ansia sua perché lui sa che deve morire, non solo c'ha l'ansia perché tutti quanti l'hanno abbandonato, nessuno l'ha capito, nessuno l'ha compreso, in più in lui, essendo Dio, sente tutto l'abbandono del Padre, tutto quanto lo sente sulla sua pelle. Quello che sente Gesù, attenzione, non è che lo sente così in forma fisiologica, lo sente sulla sua pelle, nel suo corpo, è angosciato, cioè non c'è un male più grande. Questo è il punto più lontano da Dio. C'è la gioia, c'è Dio e poi c'è chi soffre, chi sta male. Gesù si è messo, Dio ha mandato il suo figlio sulla terra, tra gli uomini,
e ora si è messo nel punto più lontano da Dio. Quindi proprio solo. Solissimo. E da quel luogo lontanissimo, dice Abba, padre, dice papà. Non c'è più un luogo dove l'uomo non può stare più solo. Può incontrare il Signore. Nella tua notte, nella mia notte, nell'angoscia più profonda che tu hai, se tu rivolgi lo sguardo verso Dio, o è colpa tua, o non è colpa tua, o sei innocente, o se tutta la colpa è tua, a Dio questo non interessa. Dio non sta a guardare il peccato. Dio sta a guardare semplicemente che tu ora stai in afflizione. Tu ora stai inguaiato. E si fa vicino a te, perché lui per primo è stato lontano. E il punto più lontano c'è stato lui, dove tutti quanti gli uomini ci possiamo ritrovare, perché nessuno è andato un momento più lontano di quello. E allora io vi prego e vi esorto, la prossima volta che capiterà, spero che non vi capita, di stare in afflizione, di ricordarvi queste parole, di entrare nella preghiera e dire: vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù, dammi conforto, ho sbagliato, vieni Signore. E se tu veramente lo dici con passione, ma no, non perché frase fatta, ma con passione, vedi che nel tuo cuore, nel tuo animo c'è, incomincia a prendere calore, senti l'amore di Dio veramente. Ecco, prima non c'era questo. Prima di Gesù Cristo, prima di questa notte, le notti erano notti. Ancora oggi le persone, quando succede un avvenimento che muore un bambino, il terremoto, Dio dov'è? Dio dov'è? Dio è il primo che soffre. Dio è il primo che sta male quando succede un avvenimento. Non è lontano da te, ma è dentro di te. È a fianco di te. Dio non interviene, perché se voleva intervenire sarebbe intervenuto già con Gesù Cristo. E invece no, noi abbiamo il libero arbitrio di fare quello che vogliamo. Allora quei barconi che vengono, che soffrono, che muoiono, noi diciamo: Dio dov'è? Guarda che Dio è proprio lì, il primo che soffre è Dio. Perché l'uomo ha abbandonato l'uomo. In ogni uomo c'è Cristo. In ogni povero Cristo c'è Cristo. Il primo che soffre è Lui, perché siamo tutti figli di Dio, non uno buono e uno non buono, tutti siamo figli di Dio. Allora quando c'è questa sofferenza, Dio è lì, il primo che soffre è Lui, il primo che soffre è Lui. Eppure Gesù qui aveva la possibilità di non usare i propri poteri, cioè di usare i propri poteri, di non stare in quella circostanza. E invece no. E dimostra il vero volto di Dio, che è amore, che vuol stare vicino a tutti quanti, a tutti gli uomini, a tutti vuole stare vicino. Non c'è più notte, non c'è più buio. Il Signore si può far vicino a tutti. Ecco perché nella conversione maggiori, nelle notti peggiori degli uomini troviamo le conversioni migliori, perché le persone non si sentono giudicate, ma sentono il calore di Dio, l'amore di Dio. Io che per tutto il fratello Adriano mi sono comportato come volevo io sulla faccia della terra, le persone che stavano in chiesa me ne sono portate a perdizione, alcune di quelle stanno ancora in perdizione, eh? Il Signore poi quando mi sono avvicinato, che era fa? Fino a poco che fa? A due si chiude. Ma cogli il tabacco dove sei andato? Invece no, mi ha dato un calore ancora più grande, un amore ancora più grande, me lo sono sentito vicino. Tanto più che io dicevo durante la preghiera: Signore, io sento che tu muovi bene, ma io sto male lo stesso. Però lo avvertivo il suo amore, non mi ha giudicato, mi faceva vedere la strada dove dovevo andare. E tutte le cose negative me le toglieva davanti in quel periodo. È stato il periodo più bello della mia vita. Il contatto con Dio nella sofferenza. Quindi non diciamo Dio dov'è, perché il primo che soffre è Dio,
perché noi siamo suoi figli. Dio è amore. In più, a un certo punto Gesù fa questo passaggio, no? Dice il testo: Padre, se vuoi, togli da me questo calice da me, togli questo calice da me. Cioè Gesù ha una volontà, anche lui, anche Gesù ha una volontà diversa dalla volontà di Dio, perché dice: Signore, allontana da me questo calice. Quindi lui non voleva morire, anche lui ha una volontà diversa da quella di Dio. Poi si riprenderà benissimo e vediamo, però prima di andare avanti parliamo della volontà. Ma qual è la volontà di Dio? Veramente, la volontà di Dio qual è? La volontà di Dio, che in noi ci spaventa tutti, è l'amore. Cioè Dio ama lo stato puro. Dio ama a 360 gradi. Noi amiamo fino a un certo punto, chi a 30, chi a 60, chi a 180. Dio invece ama totalmente. Gesù, che ha amato totalmente, a un certo punto lui, allontanandomi, anche lui doveva fare questo passaggio. Anche lui doveva sperimentare una volontà diversa dalla volontà del Padre. E quant'è che realmente Gesù passa la sua sofferenza? Attenzione a questo passaggio, che è il secondo passaggio. Il secondo passaggio, quando dice: però non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Attenzione, questo ve lo dovete ricordare e mettere qua, perché questo è importantissimo per la vita. È una medicina salvavita. A un certo punto, quando dice, quando Gesù prende bene il male, Gesù accoglie questa cosa come volontà di Dio e dice sì, ok. Quando tu accogli quella cosa negativa, già è il primo passaggio, l'hai accolta. Vi faccio questo esempio: un mio amico sposato, dopo tanti anni aspettavo questo figlio, ha avuto il figlio, felicità immensa. Dopo 2 anni, neanche, brava, il figlio, lo sa già, ha avuto il tumore, GABA, in testa, a destra, a sinistra, porto di qua, centro di qua. Lui, cattolico, si chiedeva sempre: Dio, ma perché a me? Me le danno, te lo prendi? Una lotta tremenda, voleva capire, non riusciva a capire, è incapibile, non si può capire questa cosa, no? Finché a un certo punto la decisione: vostro figlio si deve operare, se non si opera non ci sta niente a fare. Abbracciano la croce, lui però sempre incalzato con Dio, voleva capire, e entra in sala operatoria. Va all'ospedale, entra in sala operatoria, entra alle 7 di sera. Come entra in sala operatoria alle 7 di sera? Lui va nella cappella dell'ospedale e tutta la notte lì a sbattersi con Dio e col Signore. Perché? Che succede? Quante gliel'ha dette? Quante parolacce? Di tutto e di più. Voleva capire, cioè non poteva essere. Arrivano le 8 di mattina, lui stremato, tutto sudato là. Quando è entrato? Quasi 12 ore. Vabbè. Non so se lo sapete, uno ha il cervello quando entra, non si sa quando entra. Cioè si sa quando entra, si sa quando esce. Si sta anche la sostituzione tra medici. E lui è rimasto tutto il periodo in cappella. Erano le 7, vede un fogliettino che stava sulla banca, sul tavolo, lo prende e stava scritto: chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. E questo versetto stava scritto 4 volte accogliere. Sta dicendo che tu devi accogliere. Tu non puoi sapere perché ti capitano le cose, le disgrazie. Non lo puoi sapere.
tu devi semplicemente accogliere quella determinata cosa. Devi avere la forza, scusate, le balaustre, le palle, per accogliere quella cosa. E allora lui a un certo punto si è fermato e ha detto: Signore, tu lo sai quando io ci tengo a questo figlio, perché me l'hai dato tu, ma io adesso ti dico: sia fatta la tua volontà, sia fatta la tua volontà. Io non so perché mi succede, ma l'accolgo. Qualsiasi cosa succede, la prendo, l'accolgo. Da quel momento in poi è incominciata la serenità nel suo cuore, nel momento in cui ha accolto quella disgrazia. Il bambino? Dopo un'ora entra il medico e dice: ehi, l'operazione è riuscita, eh? Ma è la tua figlia che ti sta aspettando. Va, muoviti! Hai capito? Noi dobbiamo accogliere! La prima cosa è accoglienza! E ognuno di noi ha un guaio in famiglia, non ci sta niente a fare! Perché proprio in famiglia il Signore ci fa capire delle cose. Per cui che ti devo dire? Io posso non accogliere mio padre perché vuole essere diverso. So che è così. È tuo padre, non può capire, ma non può capire. Tu da là sei uscito. Lo devi accogliere. È la somma di tutte e due. È nel momento in cui tu lo accogli che c'è la grazia. E allora poi, quando io nella mia vita ho fatto questo passaggio, e allora è accolto il Signore, è accolto tua madre, è accolto soprattutto te stesso, perché tu quando non accogli una persona è una parte di te che tu non accogli. E allora Gesù qui fa questo passaggio. Che succede, ragazzi? Non mi opinione, questo è l'oggetto principale. Devi fare questo passaggio di accogliere il male che realmente oggi si è verificato, qualsiasi esso sia. Questa è la maturità della fede, e Gesù questo è quello che fa. Quindi ci viene a portare due cose: uno, lui che non ha fatto nulla di male, lui l'innocente per antonomasia, cioè non ha fatto niente per cui doveva morire in croce. Ho accolto pienamente. E ti sta dicendo: tu perché non accogli se l'ho accolto io? Ci è voluto portare questa grazia, per cui la tua notte non è più notte. L'ultima cosa che volevo dirvi, vedete, l'ultimo ghigliottinato, in Francia c'è la ghigliottina, non so se lo sapete un po' di tempo fa, l'ultimo ghigliottinato a un certo punto è diventato, dalla condanna, finché non era ghigliottinato, passato il tempo, in questo tempo è diventato uno dei mistici più importanti che c'era sulla faccia della terra. Gli scritti che lui ha lasciato sono straordinari, straordinari. Per cui lui dice in uno di questi scritti: ragazzi, Dio esiste veramente, e te lo dico io, perché io sono ghigliottinato, fra poco andrò a morire, giustamente, giustamente, perché ho fatto questo. Però come vi spiegate ora voi che io mi prendo le mie colpe, che scrivo tutte queste cose belle su Dio? Significa che Dio sta con me. Dio è con me. Io sono gioioso perché Dio è con me. E dire: Dio è proprio nella sofferenza. Non guarda il peccato. No! Guarda la sofferenza! Non c'è più notte per nessuno! Non c'è peccato, il Signore il peccato lo supera abbondantemente, siamo noi che il peccato ci frena. Lui ci dice di guardare oltre. Il Signore guarda oltre il male. Il male non ci permette di amare le persone. E invece noi dobbiamo proprio accogliere, questo è il messaggio di Dio. E questo è quello che viene a portare. Perché chi fa il male sta male. E lui guarda la sofferenza di chi fa il male, non guarda la sofferenza che gli stanno creando. Tanto più che in croce dice: Signore, perdona loro, perché questi non sanno quello che fai su Dio. Cioè, io volendo faccio e li uccido tutti quanti. E non lo fa. Perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Perché
Chi fa il male ha una cattiva conoscenza di Dio, sta male, attraverso tu il male, non lo fai. Per cui lui si immedesima in queste persone, accoglie queste persone, per poi dare il suo stesso spirito, la sua stessa grazia, il suo stesso amore. E noi possiamo capire Dio proprio in questo luogo, il luogo privilegiato della conoscenza di Dio. Per conoscere Dio è la sofferenza, diventa il luogo privilegiato. Perché noi, quando siamo nella gioia, non lo pensiamo proprio, siamo di tutto di più. Invece proprio nella sofferenza. Come i genitori. Sì. Ma se pur accogliendo il dolore e la sofferenza, tu speri, speri, poi non ti va bene? Nel momento in cui tu accogli, anche il male non devi più sperare. Bene. Non c'è più la speranza, significa che stai accogliendo a metà, un quarto. Devi accogliere pienamente. Quando tu accogli pienamente, tutto quello che viene è tutto in più che tu non ti aspetti. Ah, ok. Cioè accogliendo tu già sai. Sì. Come va? Cioè, perché è accolto. È accolto. Come va? Per cui ogni cosa è grazia. Che poi ti va bene lo stesso. E se non ricevi la grazia? E tu l'hai accolto anche. Tu hai accolto il male. Tu hai accolto il male. Hai accolto il bene e il male. Tu ti aspetti il male, capito? L'hai accolto. Può essere bene, sì. C'è in più. Lo so, però tu. Allora, sta telecamera mo si rompe. Si è rotto, ti sta chiudendo da fa. Ti dispiace? Vabbè, signore, ci ha fatto la tua volontà. No, l'hai accolta. No, lo so, dico la telecamera per dire. Poi Antonio dice, no, Vanni, invece questo bottone è qua. È giusto, buh, si è aggiustato veramente. Tu ormai hai detto è rotto. Tu già hai pensato che era rotto. Capito? È sorpreso. Hai accolto. È accolto. Allora bisogna accogliere, bisogna stare lì. Nell'ultimo posto dove però, è andato Cristo. Secondo me lei dice può essere pure che tu accogli e poi comunque non tieni il bene, ma. Cioè, per esempio, così. Io tante volte mi è capitato qualcosa di brutto e ho accolto, sì, però allo stesso tempo c'era speranza enorme, capito, dentro di me. Comunque speravo nel positivo. E poi forse non ho accolto bene. Però, cioè, dico, noi umani, capito? Devi accogliere proprio tutto il male, non devi sperare più nulla. Cioè, quello è male, stai accogliendo il male. In noi invece c'è sempre la speranza, esatto. Però non c'è mai l'accoglienza totale, perché nel momento in cui c'è la speranza non c'è la totalità. E invece proprio quando tu fai questo passo, questo scalino, e allora vedi il risultato positivo. Altrimenti il risultato positivo non lo vedi, non lo puoi vedere. Noi stasera ci fermiamo qui, ci stavano anche altre cose da dire, ma sono poco importanti rispetto al messaggio principale che è questo. Noi ci salutiamo, vuoi dire qualcosa a Francesca e Antonio? Ciao. 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 Alla prossima puntata. Nella sofferenza, eh? Accogliete.